Un cordiale saluto, carissimi amici, carissimi devoti della Madonna di Anzano, dal quale santuario stiamo oggi proponendo una delle più grandi manifestazioni che il popolo abbia potuto realizzare. È la seconda edizione di quello che viene comunemente chiamato la Passione di Cristo, il Venerdì Santo. Sì, carissimi amici, una grande manifestazione dal carattere culturale, ma soprattutto religioso. Un'esperienza, vorrei dire, di fede, che contiene tutti quei valori più profondi che ogni cristiano, e specialmente ogni devoto e ogni uomo, può contenere. Ebbene, abbiamo voluto, come dire, oltrepassare i confini delle nostre distanze, siete in molti purtroppo emigrati in varie parti del mondo, e oggi veniamo vicino a voi attraverso questa visione. Vedrete che ci sono gli attori di sempre del paese, forse tra i tanti vedrete i vostri amici, i vostri parenti. Ebbene, si sono presentati come veri attori. Per cui non c'è la professionalità certamente della tecnica, ma c'è la professionalità del cuore e dello spirito che un paese riesce a realizzare quando si mette unito, quando si mette in comunione, quando realizza la piena unione di cuore. E allora, carissimi, tantissime persone, è vero, il paese di Anzano ha dato più di 130 attori a tanti in questa manifestazione e non è un numero casuale, anzi deve farci riflettere ed essere sprone per ancora ulteriori attività da potersi realizzare. Ebbene, vedrete anche ringrazio chiaramente di cuore tutti coloro che hanno partecipato dal protagonista, ma tutti quelli anche che hanno avuto una piccola parte. Attenzione, vorrei che passasse questo messaggio. Un'attività, una realizzazione, una manifestazione non è bella perché abbiamo tanti ruoli protagonisti, no. Protagonisti si è tutti insieme allo stesso modo, dal Cristo, da colui che ha rappresentato Gesù, all'ultima comparsa, perché tutti sono stati preziosi all'interno di questa bella realtà. E allora ringrazio il comitato, ringrazio i miei amici più stretti, quelli che veramente hanno faticato con me, devo dire, notte e giorno per la realizzazione di quanto vedrete. E vedrete, attenzione, benché non siamo nei casting televisivi delle più alte emittenti, vedrete però anche la minuzia di particolari come le scenografie, come i costumi realizzati qui, tutto da noi. Vorremmo dire che è un prodotto, come si suol dire, fatto in casa, i prodotti belli delle nostre piccole comunità. E in particolare della comunità anzanese, che ringrazio tutta. E nel venirvi incontro, nell'entrare nelle vostre case attraverso questa visione, voglio, ecco, dirvi e darvi un consiglio: come entrare in questa visione, non con lo spirito del tecnico e neanche, attenzione, con quello popolano. Non cercate di vedere, benché sarà bello, questo fatelo dopo, i vostri parenti o amici. Cercate di gustare il senso più bello, che è lo spirito con il quale tutti quanti abbiamo contribuito alla manifestazione religiosa della Via Crucis. Allora è la fede, è l'amore, è il vero cuore che deve portarvi per mano per tutta questa visione. Grazie di cuore. Credo in voi, ho creduto dal primo momento, da quando abbiamo deciso di realizzarla, e allora non mi resta che dire buona visione a tutti quanti, amici e devoti della nostra carissima Madonna, che è stata lei a seguirci in tutta quest'opera. La vera regista è stata lei. Però, certamente, se ora raggiungiamo le vostre case, lo si è soprattutto per quel grande dono che è internet, certo, la rete telematica che raggiunge ogni realtà, anche la più distante. E poi permettetemi di ringraziare la rete di Insonnia TV attraverso la curatissima, magistrale opera del regista Luigi De Michele, che ha voluto realizzare per noi e per voi un vero e proprio, lasciatemi dire, un vero e proprio film, un vero e proprio filmato. Gustiamocelo insieme e ancora buona visione.
Ed eccomi ancora con voi, carissimi amici. Sarà un po' il vostro spirito guida, in questa visione, silenzioso e certamente contenuto. Abbiamo visto, come vedete dalle premesse, un vero e proprio film. Cristo entra osannante tra un popolo festoso, tra un popolo gioioso, allegro. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene. Gesù, tu sei il nostro amico, il nostro Messia, sei il nostro Signore. I bambini, sì, i bambini la fanno da protagonista, perché solo chi ha un cuore piccolo e bambino sa accogliere le cose più grandi, sa accogliere Dio stesso. Allora, carissimi, continuiamo questa visione con un cuore piccolo, un cuore umile, un cuore bambino. E con questo cuore che sa amare, godiamoci ora l'immensa scena, la più suggestiva, tra le più suggestive, quelle dell'ultima cena, con quel corpo spezzato e quel vino versato, segno di un grande che si fa piccolo per noi piccoli. Ecco la cena. La cena dell'amicizia, la cena degli amici, la cena dell'intimità, della comunione, in cui il Signore introduce il mistero del suo amore. È un'anteprima di quello che accadrà, un corpo donato, del sangue versato, la sua vita per noi che siamo tutti apostoli attorno all'unica mensa, la mensa del cuore di Dio che nel Figlio suo Gesù ci rivela il suo tenero amore verso di noi. È l'ultima cena di Gesù, ci sono gli apostoli più intimi. Ci sarà il tradimento. È una cena intima eppure con un finale infelice. Una cena di amore, certo, ma che presagisce già la tragedia. Una cena di grazia, ma che non nasconde il dolore del distacco. Fratelli, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione. Ma vi dico, non la mangerò più, finché non sarà realizzata nel regno di Dio. Tu, Signore, lavi i piedi a me. Quello che faccio adesso non lo sai, ma dopo lo saprai. No, Gesù, tu non puoi lavare i piedi a me. Se non ti laverò, o Simone, non avrai parte con me. La lavanda, segno di accoglienza per un pio ebreo, segno di ospitalità, segno di umiltà. Il maestro,
il rabbì lava i piedi degli apostoli. Lui si fa servo di ognuno di noi. L'unto del Signore scende a compromesso con la storia debolezza dell'uomo, lavandoci i piedi. Lui vuol conquistare il cuore dell'uomo, mettendosi a servizio dell'uomo stesso, il servizio dell'uomo fattosi servo per l'umanità. Capite cosa ho fatto? Se io, maestro e signore, ho lavato i piedi a voi, così voi, gli uni gli altri, vi laverete i piedi. Io vi ho dato un esempio. Come ho fatto io, così farete voi. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Sono forse io, Signore. Ma allora forse sono io, Signore. Giovanni, chiede a Gesù di chi sta parlando. Signore, chi è? È colui al quale offrirò un boccone. Quello che devi fare, fallo presto. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Spezzato per voi. Prendete e bevete. Questo è il mio sangue, versato per voi e per tutti, per il perdono dei peccati.
figlioli, ancora per poco sarò con voi, ma vi lascio un nuovo comandamento. Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato. E tramite questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Anche se resterete tutti scandalizzati. Poiché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia resurrezione mi precederò in Galilea. Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. In verità ti dico, Pietro, proprio tu, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio. Io vado a prepararvi un posto nella casa del Padre mio. Voi conoscete la via. Signore, noi non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere? Tommaso, io sono la via, la verità, la vita. Ebbene sì, cari amici, la convivialità di una mensa, la convivialità di un incontro. È bello, per antonomasia la mensa, la tavola è il luogo dell'incontro, dell'amicizia, ma questa di Gesù, questa per Gesù è l'ultima cena, la cena dell'abbandono, la cena dell'addio. Quindi racchiude tutta la commozione del Maestro che vuol dare gli ultimi consigli, forse un testamento per i suoi discepoli, e da se stesso attraverso quel pane e quel vino. Però attenzione, vedrete ora già come la passione entra a far parte della vita del Cristo. Passiamo dalla mensa, bella, gioiosa, affettuosa, intima, al primo stralcio del tradimento. Giuda, uno dei 12, decide di non parteciparvi ancora più e esce fuori dalla scena di questo quadro familiare, amichevole. Però attenzione, non è soltanto Giuda protagonista dell'abbandono di Cristo. Lo vedete fra poco in quella meravigliosa scenografia a cielo aperto che è l'orto e gli ulivi. Lì vedrete il dramma dell'uomo Dio, Gesù, che si incontra con l'abbandono di tutti e 12. Tutti si assopiranno. Ebbene, resterà soltanto Gesù con il suo dramma, con la sua agonia. È straziante, è veramente straziante, ma mi invita a percepire invece l'amore di questo uomo Dio che, nonostante tutto, non vuol dire no alla volontà del Padre, alla volontà di donarsi per me e per te, nonostante, forse, i nostri tradimenti. La mia anima
fino alla morte. Voi andate lì a vegliare. Io resto qui a pregare. Allontana allontana da me questo calice amaro. Ma non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Dormite pure. L'ora che il figlio dell'uomo sarà portato è arrivata. E chi mi tradisce ormai è vicino.
sono? Una dozzina in più. Gesù di Nazare! Se è me che cercate, lasciate liberi costoro. E che ci importa di loro? Ma è te che siamo! E guarda chi si avvicina! Avanti! Prendeteli! Una cattura violenta, lo avete visto, sì. Un plotone di sgherri per conquistare e mettere a bada l'uomo della pace, l'uomo umile, l'uomo mansueto. Un plotone che porterà Gesù davanti al primo tribunale. Un tribunale, attenzione, un tribunale fatto di uomini religiosi. Era la classe religiosa al tempo di Gesù, che condivideva la stessa fede nel Dio di Israele. Ebbene, questo tribunale iniquo vuol cancellare il Figlio di Dio. Ed è proprio questo il caso di imputazione, perché Gesù si fa come Dio. Dio viene vicino a te come un uomo. Questo è impensabile per loro e forse anche per noi a volte. Ebbene, non riescono neanche loro a metterlo a morte. Sì, perché a quel tribunale non spettava l'esecuzione di una pena capitale. E allora si rivolgono al potere romano, potere anche ostile per l'ebreo, eppure si asservono al potere di quel tempo. Ebbene, troveremo un altro tribunale, ancora una volta, fatto dagli uomini del potere, Pilato. Sì, Pilato che, attenzione, non riesce a tenere confronto di Gesù. Erode che lo definisce un pazzo, ma forse hanno capito entrambi che avevano davanti. Come Gesù stesso dice, io sono re, sì, ma non è un re di questo mondo, non per giudicare le nazioni, è un re di pace. Un re che vuole governare e conquistare il tuo cuore, ma non con le spade, come facciamo noi spesso, vuole conquistarlo con l'amore. E lo vedremo, vedrete come Gesù ci conquisterà. Vi lascerò, sì, perché ora la voce e la mia immagine non sono più importanti, sarà Cristo stesso, è Lui che dovete seguire, e se tutto questo abbiamo realizzato è per quest'unico scopo. Però attenzione, salirete con Gesù, cadrete con Gesù,
Vi incontrerete con Cristo su quel Golgota rappresentato in quella notte oscura, nella quale Cristo, abbandonato da tutti, resta però una sola persona, Maria. È l'unica che ha seguito Gesù, l'unica che ha potuto condividere con Cristo la sua sofferenza, il suo dolore, la sua passione. E sapete perché? Perché il cuore di una mamma batte sempre all'unisono con il cuore del figlio. E allora siate come Maria, seguaci di Cristo e accompagnatelo fino al dono di sé, perché soltanto l'amore riuscirà a conquistare tutti noi. Via la virata! Non paga!
Pilato! Quale accuse portate contro quest'uomo? Fattore! Se non lo posso non l'avevo portato a te! Ha soppilato il popolo! Ha servito di pagare il tributo a Cesare! Afferma di essere lui, il Cristo Re! È vero che sei re dei giudei? Lo dici tu? O te l'hanno detto gli altri? Sono forse io giudeo? La tua gente e i sacerdoti ti hanno portato a me. Dunque, sei tu re? Sì, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Io sono venuto al mondo solo per la verità. Ed è questo il mio regno. Chi vuole la verità mi ascolta e mi segue. Non avere a che fare con quel tipo, perché questa notte sono stata turbata in sogno per causa sua. Non condannarlo, porterai solo problemi per te stesso. Sai qual è la mia paura, Claudio? Il giudizio che avranno di me questi giudei. Sei tu, Galileo? Ti mando da Erode, perché ti giudichi lui. Portarlo ad Erode. Ave! Ave. Togati. Qual è il tuo nome? Il tuo nome, rispondi. Dicono che sei grande, lo so. E fai miracoli. Perché non fai un miracolo? Fa un miracolo. Mostrami che sei grande. Hai perduto i poteri. Perciò non parlo.
Ti chiamano il profeta. Chi sei veramente? Elia? Geremia? O Giovanni Risorgo? Il profeta tu, un falegname sei, solamente un falegname. Il Messia, un falegname sei. Solamente un falegname qualunque. Vedi, è un matto, solamente un matto. Centurione, dirai a Poncio Pilato che Erode gli umilia il suo rispetto e venere Roma. Adesso andate, riportatelo a Pilato. Per me è un matto, solamente un matto. Via, via. Vieni. Ave Pilato, Erode te lo rimanda. A quanto pare neanche Erode ci può dire. Farò così, Claudio. Chiederò il consenso alla folla, mettendo a confronto Gesù con Barabba quell'assassino. Così la gente non avrà dubbi sufficienti. Portate qui quell'assassino. Ave Pilato. Ave Pilato! Ave. Popolo di Gerusalemme, vi è tra voi in usanza di liberare un carcerato durante la festa di Pasqua. E per mostrarvi la bontà di Roma, vi diamo una possibilità.
Chi volete che vi dica? Gesù o Barabba? Ma come? Cosa ha fatto? Io non vedo in lui nessuna colpa. Cosa farò io di Gesù? Io non vedo in lui nessun motivo di morte. Prima lo castigherò duramente. Flagellate Gesù e punitelo severamente. Ave. Per un re ci vorrebbe una corona. Ecco, questa è la corona degna di un re. Ecce, uomo. Ecco l'uomo. Ecco il vostro re. Bene, crocifiggetelo voi. Io non ho colpa del suo sangue. Vedetelo a voi. Liberate Barabba! Ave! Soldati, liberate Barabba! Thank you.
È la prima caduta di Gesù. Cade il Signore sotto il peso della croce, una croce pesante. E perché? Forse perché carica del male del mondo, carica dei nostri rifiuti, carica della nostra sfiducia. È la croce dei nostri peccati. Signore, rialzati, riprendi il tuo cammino, riprendici su con te, aiutaci. Alzati, Giudeo! Alzati! Prendi la croce, muoviti, prendi la croce, muoviti! Cammina! Facciamoli portare un po' la croce! Il Cireneo è l'immagine di ogni discepolo, l'immagine di colui che porta la croce dietro Gesù. Sì, è vero, è stato costretto, nonostante tutto, ora il Maestro è avanti e il discepolo dietro, che carico della croce ci ricorda le parole stesse di Gesù che disse un giorno: chi non porta la propria croce e non mi segue non può essere un mio discepolo. Ancora una volta Gesù viene aiutato da un personaggio. Questa volta è la Veronica, una donna del tempo, una donna semplice e umile, una popolana, che pure si appresta a soccorrere il Signore. Lo fa con un candido lenzuolo, asciugando il volto di Gesù dalle sue ansie, dalla sua fatica, dal suo sudore, dal suo sangue. Thank you.
Che fai, signore? Cadi ancora? Non ce la fai più ormai? Il cammino si fa ancora più arduo, più pesante. Però, signore, ti preghiamo, rialzati. Fallo per noi, per la nostra vita, che quando si fa più pesante non sappiamo più come rialzarci. Signore, fallo tu per noi e con noi. Prendi la croce! Cammina! Maestro, come ti hanno trattato? Ma che male ha fatto? Ha fatto del bene a tutti quelli che incontrava. Eppure l'hanno trattato come un malfattore. Povero Gesù, lo trattano come un criminale. Come un assassino. Oh Gesù, povero Gesù, cosa possiamo fare per te? Perdonaci, Signore. Gesù. Perdonaci, Signore. Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, piuttosto piangete su voi stesse e sui vostri figli. Oh, Gesù, Gesù, povero Gesù. Se così hanno trattato il legno verde, che ne sarà del legno secco? Perdonaci. Via queste donne, soldati! Via! Cammina, Giudeo! Ormai sei stanco, stremato, Signore. Non ce la fai più, è vero. Però, coraggio, ancora un ultimo sforzo. Il supplizio è vicino. Alzati! Passa, alzati! Alzati! Alzati, riprendi la croce! Coraggio, Signore. Ecco, la madre tua ai piedi della croce. Attende quell'ultimo tuo sforzo. Thank you.
Ecco il tuo trono, Signore, la croce, tra due malfattori. A voi, soldati! Questa volta il trofeo sarà mio. No, l'altra volta l'hai preso tu, adesso è mio. Facciamo così, strappiamolo in quattro parti. Allora tiriamolo a sorte. Dai, dai. È mio, è mio. Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Tu che dicevi che avresti distrutto e ricostruito il Tempio in 3 giorni, salva te stesso, se sei il figlio di Dio. Ha fatto tanto per gli altri, adesso salva te stesso. Dice di essere il re di Israele. Vediamo, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha detto di essere il figlio di Dio. Lo salvi lui ora, se gli vuole bene. Non sei tu il Cristo? Allora salva te stesso e noi. Non deve Dio. Noi riceviamo la giusta pena. Ma lui non ha fatto niente di male, è innocente. Signora, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Oggi sarai con me in paradiso. Ho sete. Ho sete. Eloì. Eloì. Lema. Sabachthani. Abbandonato. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Tutto è compiuto. Quest'uomo era davvero il figlio di Dio. Pilato, vorrei chiederti il corpo di Gesù per seppellirlo. Chi sei tu?
Forse un suo amico. Beh, sì, lo sono. Ti sia concesso. Si è consumato l'estremo sacrificio, il sacrificio di Gesù, il sacrificio di Dio. Sì, Dio è amore, che si dona senza limiti fino a dare la vita per noi uomini. E allora, a te che hai visto, a te che hai ascoltato, un ultimo messaggio, un ultimo invito, fa che si imprima in te quello stesso segno di amore che la croce ha rappresentato e continua a rappresentare per tutta l'umanità, l'amore di Dio per ogni uomo.